una cremazione avvenuta verso le 9:30 e si è accorto per primo un dodicenne. Sabato 28 ottobre testimoni affermano che questa statua posta nel centro di Massafra, in provincia di Taranto, avrebbe iniziato a lacrimare. Don Michele, che cosa sta succedendo nella sua parrocchia? Sabato sera noi stavamo in celebrazione. Verso le 9:30 abbiamo sentito un po' un vocio. Sono venuti a dire, ad avvisare, insomma, dalla porta secondaria che la Madonna lacrimava. Ancora i segni? Ancora i segni, vedi, sull'occhio destro. Così ho preso un fazzoletto e ho asciugato le lacrime. Però uscivano sempre altre lacrime. Evidentemente ha continuato a piangere di continuo. Aspetto delle risposte, vediamo che cosa accade, come sono queste lacrime, se le analizzano. Dunque, Vittorio, buongiorno. Dove si troverebbe questa Madonnina? Buongiorno, Eleonora. Allora, siamo a Massafra, vedete, questo è il corso del paese, è Corso Roma, e la chiesa che ora Giordano Ricci vi inquadrerà alle mie spalle è la chiesa del Sacro Cuore. L'abbiamo ripetuto un po', raccontato nella copertina, ma lo ribadiamo: sabato 28 di ottobre tra le 21:30 e 21:45 un bambino qui... Vi facciamo vedere dove, proprio in questo punto, e vedete anche la statua di Maria, avvisa la madre perché nota qualcosa strano all'occhio destro. A questo punto chiamano delle persone più adulte, che avvisano il sacerdote, e vengono qui. E a quanto pare, a quanto hanno raccontato, dall'occhio destro, appunto, di questa statua, che è stata portata qui nel 2005 da Medjugorje, si parla di lacrimazione. Insomma, ora naturalmente cautela massima, noi siamo qui per raccontare quello che è successo, per cercare di capire, però naturalmente Don Michele Bianco è il parroco di questa chiesa, cautela massima, però c'è stato... Sì, ci sono molti fedeli qui intorno, esatto, Eleonora, esatto, esatto. Poi vi presenterò Salvatore, ma partiamo con Don Michele. Allora, io ho raccontato la storia più o meno come è avvenuta. Sì. Lei è arrivato qui, cioè dalla chiesa lì, e si è accorto di che cosa? Che c'era tanta gente e queste lacrime che scendevano dal volto della Madonna. Abbiamo fatto anche delle foto, ma tutta la gente, adesso è facile con i telefonini fare le foto. Poi ecco, era passato anche già Salvatore, che con questo fazzolettino aveva raccolto delle lacrime. Forse non avrebbe dovuto farlo, aspettare, però poi le lacrime sono continuate. Allora, donna, andiamo per passi. Salvatore Romanazzi è una persona che era qui quella sera, a quell'ora. 21:45. Lei è salito qui, sì, ha visto stato... questo fenomeno. Io non voglio parlare di lacrimazione, però. Ha visto questo fenomeno? Eh sì, l'ho visto che scendevano queste lacrime. Si sente poi. Scendevano queste lacrime e io... Poi c'era la Madonna, aveva il viso sporco di smoking e cose. Mi sono fatta avere un fazzoletto e l'ho pulita. Mentre pulivo queste lacrime, scendevano altre lacrime, sempre di colpo. Veniva proprio dalla base dell'occhio? Sì, dall'occhio che usciva questa lacrima. Solo che si bloccava qui, perché era sporca di nero. Sì, lo vedete, siamo su una strada. Allora, donne, naturalmente l'abbiamo detto prima, cautela, le campagne a festa, però oggi, insomma, il fenomeno è particolare. Tutti, è festa. Sì, adesso cominciamo a chiederci cosa la Madonna ha voluto dirci, perché ciò che è accaduto non lo possiamo mettere in dubbio. Il fatto evidente, tanta gente, poi
queste lacrime sono cessate. La Madonna ha tanti motivi, diremmo noi, per piangere, no? Le guerre che ci sono, tanti morti. Allora, qui c'è un fazzoletto, il fazzoletto che è stato utilizzato per asciugare quelle che voi chiamate lacrime. Sì. Ma avete chiamato i carabinieri, l'avete consegnato a qualcuno, avete avvisato, la diocesi lo sa, si possono analizzare questa... Sì, i carabinieri ci hanno detto che se anche un tovagliolo di carta, queste lacrime si possono analizzare. Ma finora nessuno è venuto a prenderle per analizzare. No, i carabinieri sono venuti all'inizio poi non sono ripassati. Allora, questa storia, questa statua, scusate, è una storia particolare perché nel 2005 viene da Medjugorje e poi qualche anno fa dei ragazzi dovevano fare delle foto, l'hanno fatta cadere e voi l'avete completamente ricostruita. Sì, proprio a pezzi, tranne la testa, che è di gesso evidentemente, il resto proprio tutto a pezzi, e un signore si è offerto, ha detto io ve la ricompongo, ed è così, è ritornato allo stato originario. Eleonora, se posso permettermi, abbiamo tempo, è arrivata la signora che per prima ha visto questo fenomeno qui. Buongiorno signora, lei era col suo figlio, quanti anni ha suo figlio? 11 anni, suo figlio le ha detto mamma guarda che cosa succede, com'è andata quella sera? Allora, praticamente è successo così, stavamo attraversando una passeggiata serale così, e a un certo punto il bambino mi fa mamma perché non la saluti, e sono un po' emozionata, un po'. Si preoccupa. E niente, io poi mi soffermo, faccio la solita la croce che facciamo, e la guardo e la vedo piangere. In quel momento mi sono soffermata, l'ho guardata fissa e vedevo veramente che il viso era tutto bagnato, di cui gocciolava sotto il mento. Abbiamo mandato quelle foto in regia, Eleonora. E niente, poi dopodiché io mi sono allarmata, sono corsa dietro nella chiesa a cercare, chiamare persone, perché ho detto c'è qualcuno, venite, succede qualcosa di particolare. Poi ho fermato un po' di persone, effettivamente lei lacrimava, di cui un signore, credo che sia lui, quella sera poi c'era molta confusione, non ho capito più niente, gocciolava sotto il mento, effettivamente. Era bagnata. Vabbè, allora noi non assolutamente non arriviamo, grazie innanzitutto, non arriviamo a nessun tipo di conclusione, può essere qualsiasi tipo di fenomeno, insomma comunque un fenomeno particolare. Siamo in attesa che lei consegni questo fazzoletto e poi possiamo vedere di che natura sono di questo liquido che è stato raccolto dal viso della statua della Madonna. Don Michè. Va bene, attendiamo questi risultati. Intanto, ecco, continuiamo a chiederci perché la Madonna ci ha presentato questo segno, insomma. Siamo un po' sbalorditi, perché chi si aspettava una cosa del genere? Ma lei non ha mai pensato che potesse invece esserci qualche scherzo di qualcuno, che magari qualcuno possa aver organizzato una cosa del genere? Sì, ci siamo chiesti. Voi avete pensato anche a questo, immagino, sì, no? Sì, già. Perché... Sì, ci siamo chiesti già quella sera, perché siamo oggi tutti giustamente diffidenti e abbiamo notato che non c'era umidità, perché poteva essere anche l'umidità a creare questo. Pioveva quella sera, il clima com'era? No, era proprio secco, proprio quella sera non c'era umidità. Poi abbiamo cominciato a curiosare dal tetto, casomai è uscito acqua. Poi ci siamo chiesti, ma qualcuno avrà fatto una puntura nell'occhio, chissà, iniettando del liquido e poi piano piano è fuoriuscito. Però è gesso, diciamo. Poi è stato... Venga più avanti, perché se vorrei inquadrare. Sì. Poi? Poi noi non la pulivamo, un po' lo smog qui sulla strada, da molto tempo, per cui abbiamo visto proprio lacrima che piano piano, cioè era proprio un fenomeno naturale, simile a quello naturale, voglio dire, e quindi non ci è parso qualche trucco marchingegno che qualcuno magari ha utilizzato prima... per ingannare, per chissà, non riusciamo a dare una spiegazione razionale a questo fenomeno, questo possiamo dire. Sì, almeno siamo in attesa, anche curiosi un po' così, come va a finire, no? Perché siamo un po' confusi anche, ci chiediamo che la Madonna perché ci ha dato questo segno e così. Cioè, per lei è un segno questo, cioè non c'è altra spiegazione. Sì, credo che sia un segno, la Madonna ci vuole...
anzi pensavo, no? Lei ha lasciato un messaggio a Medjugorje dicendo: se voi sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Invece noi probabilmente la facciamo piangere per tanti peccati, le guerre, dicevamo prima, tanto male, tanta gente si sta allontanando da suo figlio, e questa è la rovina nostra, no? La rovina dell'uomo. E lei, come buona madre, ecco, probabilmente attraverso questa... Ne ha parlato con il vescovo? Sì, sì, ma il vescovo è anche molto prudente, non si pronuncia. In questi casi bisogna essere molto, molto prudenti. Certo, no? Purtroppo certo. Sappiamo che dietro a certi fenomeni molto spesso si nascondono delle vere e proprie truffe. Bisogna stare attenti. Intanto vediamo, però, allora, la truffa la vedo un po', diciamo, complicata, difficile, perché forse per la prima volta io racconto... negli ultimi anni, le volte degli ultimi anni, racconto la storia di una Madonnina in mezzo alla piazza del paese e non dentro una casa privata di qualcuno che d'amblè, così di colpo, si sveglia e vede che la sua Madonnina dentro casa, fratalità dentro, una capellina a casa, no? E piange. Sì. Allora, Don Gaetano, siamo... nel mezzo di un paese dove, vedete, in diretta sono arrivate anche tante persone, no? C'è una signora che prima si è commossa, si è messa a piangere, dice: mio figlio mi ha detto come mai non saluti la Madonnina. E assolutamente cautela, attenzione, facciamo analizzare queste lacrime. Leonora, ce ne siamo occupati più volte. Racconto... Esatto, ce ne siamo occupati più volte. In questo caso sicuramente è salva la buona fede, perché non ci sono secondi, terzi, quarti e quindi fini, come in altri contesti a volte ci è dato di provare e sperimentare. Il pastore, il Don Michele Confratello, che guida la comunità, ha anche la sensibilità dei suoi fedeli che sono lì a rivelargli qualcosa, lui stesso ha avuto modo di vedere e quindi si sta rendendo conto con quelli che sono dei principi che anche la Chiesa afferma. Sarebbe presunzione negare tutto, ma è anche pericoloso affezionarsi a certe situazioni esteriori che possono anche avere altre nature, altre origini. Ciò detto, oggi è la festa di tutti i santi. Molti dei santi che noi veneriamo sono additati come tali perché gli è apparso qualcuno, perché hanno avuto dei fenomeni. No, la Chiesa non fa santi per i fenomeni. La Chiesa fa sante le persone perché poi nella loro vita si sono arrese ad una presenza di Dio che ha toccato la loro vita, il Vangelo delle Beatitudini. Hanno creduto che nelle tribolazioni della vita la consolazione è Dio, la ricompensa la dà Lui. Quindi questo è il messaggio che viene nella fede. I segni ci possono stare. La Chiesa ha il compito di indagare, ma anche di indurre ad una certa prudenza. Ripeto, la buona fede del paese, essendo un'opera pubblica esposta alla devozione di tutti, e quindi anche un bambino che dice alla mamma perché non la saluti, questo fa presagire che siamo dinanzi a delle persone che hanno visto qualcosa che non si sanno spiegare. È prudente non affezionarsi e dire miracolo, anche perché poi non aggiungerebbe nulla alla fede che già conosciamo, ma sarebbe anche presuntuoso scartare da subito ogni cosa. Proviamo a vedere che cosa avrà anche come seguito con l'indagine che sarà data sicuramente dalla diocesi per questo fenomeno. Dunque, l'analisi, no, guardi, mi fa, devo dire, anche molta tenerezza, Don Michele, con questo pacchetto in mano, con questi fazzoletti impregnati da queste presunte lacrime divine. Perché mi fa tenerezza? Glielo dico, Don Michele, perché noi ci siamo occupati in questi ultimi anni, ma soprattutto in questo ultimo periodo, di un altro fenomeno dove si grida l'apparizione, ma dove nessuno mai si è messo a consegnare qualcosa per che sia analizzato. Allora, l'onestà, la trasparenza di questo sacerdote oggi è molto, secondo me, molto bella, al di là di tutto, al di là che uno creda, che abbia fede, non abbia fede, però, no, Mauro, è molto onesto, sì. Onesto, utilizzo proprio questo termine da parte di Don Michele, consegnare, no? Questi fazzolettini, dice, analizzateli, diteci che cosa succede, magari è un fenomeno fisico tale per cui questa Madonnina di gesso piange, oppure sta succedendo davvero qualcosa lì nel paese. Fra l'altro, come vedete, stanno arrivando un sacco di persone perché vogliono
vogliono sapere. Prego. Toccante il, Mauro. È toccante la testimonianza, però c'è una cosa, mi sento di un dire attimo, che Don Gaetano ha dato una spiegazione a cui io non posso aggiungere altro, cioè bisogna essere prudenti, ma soprattutto bisogna fare attenzione che qualcuno non si impossessi di quello che è un fenomeno che, come vediamo, è nel cuore del paese, ma non è ancora nelle mani di nessuno e non lo sarà mai, perché vedo che il sacerdote lì è una sorta di garanzia a questo. E però, come avete detto voi, è un episodio particolare perché avviene in pubblico, in piazza, e non c'è, almeno a vederla così, nessun secondo fine. Poi magari chissà che cosa stabiliremo. Devo dire che forse la conservazione di quel fazzolettino, mi consenta padre, non credo che possa aiutare molto gli inquirenti, perché vedo che non è, diciamo, sigillato, ma del resto non siamo, sì, di fronte a una scena del crime. Ce l'ha dentro una, ce l'ha dentro, sì, una, insomma, però, dentro comunque non siamo di fronte a una scena del crimine, quindi voglio dire, non è necessaria che arrivino i RIS, insomma, ecco, qui l'importante è verificare e cercare di capire che non ci sia lo scherzo di qualcuno, perché questo sarebbe veramente terribile per il cuore e per la sensibilità di tutti. Anche per le emozioni, no? Che comunque una cosa del genere può suscitare, dico, al di là di credere o non credere, però questa cosa ha unito tutto il paese, perché se voi vedete quante persone sono arrivate, no, a guardare, ad ascoltare quello che succede, dall'altra parte c'è la mamma con un bambino in braccio, insomma, in questo giorno di festa, tutto sommato, come dire, li ha uniti tutti. Esatto. Andrea, che cosa succede di solito in casi come questi? Ma cioè, perché dicono il sacchettino dato ai carabinieri? Che c'entrano? Perché i carabinieri? Perché bisognerà verificare la veridicità, insomma, di questo fenomeno. Però io prendo le parole di Don Gaetano, la fede, sì, diciamo, non, questo evento non cambia nulla nell'approccio e nella modalità di interpretare la propria fede, e la fede non si realizza, diciamo, la presenza di Dio, la presenza appunto in questa giornata anche particolare, non attraverso fenomeni straordinari, ma attraverso le reazioni quotidiane di tutti i giorni, quindi non c'è bisogno di eventi straordinari, di eventi eccezionali per dimostrare la presenza di Dio. Certo, questo è un fatto appunto che suscita interesse, che suscita curiosità, e può essere anche un elemento coagulante di questo paese per fermarsi un attimo e riflettere sulla necessità di mettere in atto delle azioni positive, delle azioni di aiuto e di solidarietà gli uni con gli altri. Quindi prenderei questo fatto, poi al di là della giusta analisi che bisogna fare in questi casi, in questi fenomeni, quando succedono quei fenomeni di questo tipo, ecco, prenderei questo elemento come un momento di raccolta per la cittadinanza e di preghiera comune e di costruire appunto delle azioni, di cercare magari di aiutare le persone che sono in difficoltà. Senti, e che sono sole, no? Vittorio, cosa volevi aggiungere? E poi se ci puoi zoomare un po', sì, cioè no, far vedere il viso aveva, di questa Madonnina. Sì. Perché lo vediamo un po' a distanza, vorremmo certamente capire. Allora, tu dicevi che è fatto di gesso. C'è una cosa che mi ha colpito molto. Dimmi. Mi ha colpito molto. Sì, è gesso. La signora Antonella, mentre eravamo collegati, mi ha raccontato una cosa. Sì. Ecco. Sì, dimmi. Che cosa ha provato lei in quel momento e che cosa è successo dopo? Ma sicuramente mi sono sicuramente spaventata, nel senso cercavo comunque conferme, cercavo persone, fermatevi. Lei ha sentito una forte emozione? Ma assolutamente, ma anche nei giorni dopo, la sera stessa che sono rientrata, io mi sentivo strana, come se non fossi stata incantata. È come se ero in una bolla che non ero più qui, come posso dire, non so come spiegare. Cioè, ha avuto proprio una sensazione di estraniarsi dal contesto. Sì. Sì. Cioè si è sentita altrove? Altrove, sì. Allora, questa è... Assolutamente. E poi vi facciamo vedere un primo piano, perché se guardate bene, ora non lo so come riesce a venire fotograficamente, però si vedono dei segni, delle striature sul volto di questa statua di gesso portata qui dal Međugorje nel 2005. Insomma,
Come potete vedere, ci sono tutti, c'è tutto il paese. Don Michele ha parlato con molta cautela, però insomma il fenomeno l'hanno vissuto e noi come loro lo hanno vissuto ve lo stiamo raccontando. C'è una parte, ora non si, molto probabilmente perché nonostante i nostri sforzi, cioè sono proprio dei, vero Don Michele, da questo lato qui, voi avete detto che prima il volto era diciamo omogeneo e invece ci sono delle linee un po' più scure ora, leggermente. Sì, era sporco diciamo, perché non abbiamo santo avuto... Santo sulla strada, santo qui passano... sulla strada e quindi le lacrime poi l'hanno messo più in evidenza, insomma, questo liquido che è sceso e quindi ha lasciato delle striature. Poi Salvatore non so se ha fatto bene, io penso che non l'avrebbe dovuta toccare neanche con un panno, però provvidenzialmente forse è possibile. Salvatore, lei si è sentito di asciugare? Cioè... Sì, io mi sono sentito di pulirla di più e poi per vedere se effettivamente erano lacrime quelle, e infatti io come asciugavo uscivano di nuovo. Lei si è avvicinato vicino, no? Sì, col fazzolo lì sotto. Sì. E ha visto proprio, mi faccia vedere proprio. La goccia di qua scendeva, no? E si fermava qui perché era sporca. Cioè partiva proprio una goccia. Usciva dagli occhi qua, dal lato destro, l'occhio destro, al lato qui. Usciva così e scendeva qua, alla gola. E poi mi sono messo a pulirla perché, come vedete, è ancora sporca la Madonna. Sino al collo l'ho pulita. Vabbè, poi, assolutamente nessun giudizio. Noi siamo qui per raccontare quello che ci avete detto. E come sta avvenendo, così lo trasmettiamo. Allora, quindi, facciamo una cosa. Non facciamo Don nessun Michele, tipo di conclusione, nessun Salvatore, tipo di... perché oggi finiamo un po' prima, se non sarei rimasta un po' con voi... E anche per raccontare poi la vostra storia, la storia di quel paese, quello che sta succedendo, il fatto che vi siete tutti riuniti questa mattina insieme. Intanto Vittorio saluta tutti, ciao, salutaceli, tutto il paese, perché se vi vedo che sta arrivando gente. Sì, certo. Saluta, certo. Non ci sentono, però salutaceli tu. Sì, anche perché fra un po'... Sì, ve li saluto. C'è la saluto messa. A tutti voi, grazie per essere qui. No, ecco, andate a messa per carità. Va bene, grazie. Intanto facciamo una cosa, domani mattina ritorniamo insieme. Va bene? Così? Va bene. Facciamo un po' di servizi, racconteremo meglio quello che sta succedendo. D'accordo. E vediamo se qualcuno può analizzare quel fazzoletto che ha in mano il buon Don Michele. Grazie. Va bene. Sì. Buona festa a tutti. A domani. Grazie. Arrivederci Don Michele, buona Ciao. Festa. Don Gaetano ti